Ragazzi, buonasera. Sono le 21. Sì, iniziamo benissimo. Sono le 20 ed 11 minuti. E questo video è molto serio. Fate in modo che qui ci fosse Enzo Salvi, perché non farà ridere per niente questo video. E niente, iniziamo subito. Oggi parliamo di un argomento molto toccante e potrebbe anche urtare i vostri animi. Allora, oggi parleremo di problematiche relative al fumo, a tutto ciò che ne riguarda e anche alle conseguenze patologiche. Ok, ragazzi? Pronti? Allora, scriviamo: danni e danni del fumo, va. Danni del fumo, così che possiamo analizzarli nel meglio delle nostre possibilità. Domani alle 14 esce la mia seconda canzone e andate a vederla, ascoltarla, sentirla, condividerla, fate quello che volete voi. Qui ci dice subito: causano danni immediati il fumo, le varie sigarette, tosse, e la prendete lo sciroppo e buonanotte. Eccesso di muco e lo sputate e buonanotte. Bronchite cronica e la so. Azzi vostri. Enfisema lo stesso, il catrame inoltre irrita le vie respiratorie, ingiallisce i denti, contribuisce all'alito cattivo e alla sensazione di amaro in bocca. Analizziamo queste varie cose. Allora, per quanto riguarda la tosse sia, lasciamo stare internet, sia se si fuma sia che non si fuma, però certo se l'avete già e si fuma sulla tosse già presente, non si fa altro che agevolare la nascita di batteri, in questo caso che non servono a nulla, ma soltanto a danneggiare la nostra condizione respiratoria, e quindi avrete questa però all'ennesima potenza, e quindi lo prendete in quel posto praticamente, e l'unica cosa che potete fare oltre lo sciroppo è non fumare, assumere tisane, ma sempre la riavrete perché prenderete altri batteri e quant'altro, e quindi potrebbe diventare cronica come la bronchite, e là o ospedale o fate il segno della croce. Enfisema uguale praticamente, poi irrita le vie respiratorie, e questo è un problema molto comune. Io sono fumatore e sono molto più soggetto a qualsiasi tipo di danno collaterale, se vogliamo chiamarlo così. Infatti mi sento sempre che la gola pizzica quando non dovrebbe, a tal punto da diventare quasi ipocondriaco su questa porzione di stomaco, così di corpo, cioè appunto le vie respiratorie, e mi copro anche quando sono 40 gradi pur di continuare a fumare sempre. E invece ingiallisce i denti, un po' sì, ci stiamo, però le soluzioni sono due: o andate dal dentista e vi fate la pulizia e cacciate varie decine di euro, se non molto di più, ma la soluzione è smettere di fumare. Quindi, se non volete avere né tutto quello che ho detto, cioè muco, bronchite, enfisema, catrame ovunque, pure sulle mani che si ingialliscono, e irritazione varia alle vie respiratorie, la soluzione è soltanto una: non fumare. Danni del fumo, andiamo avanti e vediamo se c'è altro che non sappiamo. Allora, vediamo un poco. Chi siamo? Farmaco generico, la tua salute, prodotti, bla bla bla. Se non ci vediamo, auguri per l'anno nuovo. Tanta serenità alle vostre famiglie, solite stronzate. Il tabacco provoca più di decessi. Più di decessi di che? Il tabacco provoca più decessi dell'AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi messi insieme. Il fumo uccide. 20 sigarette al giorno riducono di circa 4 anni la vita media di un giovane che inizia a fumare a 25 anni. Stronzate. Perché loro ci dicono delle stime come se fosse verità, invece non è così. La loro stima per loro è un punto fisso sul quale non bisogna assolutamente afferrarsi. 20 sigarette al giorno riducono di circa 4 anni. Io ho 20 4 anni e sarei dovuto morire già 25 anni fa praticamente, secondo questa ennesima
L'ennesimo dato fallimentare più che altro. E poi che inizia a fumare a 25 anni, sì, perfetto. È stato stimato che 1000 maschi adulti fumano di morte violenta, siamo arrivati ad un incidente stradale. Non ve lo leggo proprio questo perché è bruttissimo. La gravità dei danni fisici dovuti all'esposizione anche passiva al fumo di tabacco e diretta emozionale all'entrata commerciale del suo abuso. Determinanti sono l'età di inizio, il numero di sigarette giornaliere, il numero di anni di fumo e l'inalazione più o meno profonda del fumo. Ok, non andate mai su docgenerici.it perché ci dice solo menzogne. Che tu fumi una o 20 sigarette non cambia nulla. Se è destino che tu debba morire di questo, muori anche con un tiro. È ovvio, certo, sul lungo tempo, in scala proporzionante, è diverso, insomma, no? Una sigaretta rimane lì e 1000 le senti qua. Infatti, vedete, io ho fatto un passo avanti, mi sono portato avanti col lavoro, i polmoni sono neri come la camicia, così non li vedo. Però quando metto la canotta si vedono quelle intime, bianche, della Kaji. E poi dice, potrebbero essere cause di bronchite acuta, tumore polmonare, infarto miocardico, ictus, cancro, danni alla sessualità maschile, il rischio di declino mentale, cancro alla bocca, accelera l'invecchiamento della pelle, incellimento della dentina, il rischio di gengivite, rischio di aborto, no boh, che fumo rischio di aborto potrebbe partorire in bambini nati morti e di partorire un nato sottopeso. No, non fatelo, ma non questo, non fate bambini. Può provocare menopause più precoci, danni renali, retinopatia nei soggetti diabetici. Smettere di fumare è possibile. Milioni di persone hanno smesso di fumare e sono morte lo stesso, ragazzi. Quindi, lasciamo perdere tutti i luoghi comuni. Vi ho elencato soltanto quello che potrebbe succedervi. Io non sono superstiziosa come persona, ma in questo caso le corna sono doverose. E questo. L'unico consiglio che vi posso dare è o fate l'abbonamento gold col dentista per sbiancarvi i denti, o niente, vi faccio gli auguri adesso perché sennò non vi vedo più.